ma sembra smangiucchiata. Siamo arrivati al mercato che c'è solo nel weekend. Oggi scooter day, stiamo noleggiando il nostro scooterazzo. Che bello, che bello, sto tipo passeggiando. Abbiamo trovato questo ristorantino, ragazzi, che è una chicca. Quindi Milano Muscat, abbiamo fatto scalo, questa volta abbiamo fatto uno scalo lungo, molto lungo, 15 ore, quindi siamo arrivati in Oman che erano le 6 del mattino e ripartiamo che saranno le 10 di sera, e quindi abbiamo deciso di uscire dall'aeroporto. Yeah. Che fai? Non te lo fai un giro? E andare a fare un giro alla scoperta di Mascate, Mutra, che è la città vecchia. Quindi ora vi faccio vedere qualche clip della città vecchia. Arrivando in Oman eravamo un pochino preoccupati perché avevamo sentito che c'era bisogno del visto, ma vi confermo... Un pochino preoccupati, Silvia, eri impanicata. Sì, l'idea di passare 15 ore in aeroporto proprio mi uccideva. Però niente, siamo fuori, ce l'abbiamo fatta. Quindi confermo che il visto non è necessario se si sta meno di 14 giorni. E quindi noi oggi continuiamo, facciamo un giro nel souk e prendiamo un po' di aria. Questi bei prati verdi, vorrei solo sdraiarmi. Sì, siamo stanchissimi. E so che rischierei di non arrivare in aeroporto in tempo. Siamo stanchissimi perché il volo è stato di 6 ore ed era perfetto perché di notte. Solo che di queste 6 ore ne abbiamo dormite 3 e mezzo. E ora abbiamo praticamente 3 ore di sonno. C'è di sonno. Oh. Oddio. Oddio, che meraviglia. Te l'avevo detto, non te lo sei stupito. Rimpiangeremo tutto. No. Tanto tu russi fra un minuto. Esatto. Arrivati a Bangkok, il nostro check-in in hotel previsto alle 2, sono le 11. Quindi abbiamo trovato attività da fare e la prima prevede il tuk-tuk. Questo ci mancava. Il tuk-tuk iperturistico, super sconsigliato perché lanciano dei prezzi assurdi, ma noi siamo studiati ormai. Ormai siamo esperti. Esatto, ormai ce li proprio... ce li trattiamo anche noi così un po'. Sappiamo come prenderli, intanto esatto. Con spirito, amicizia e quant'altro. E quindi alla fine lo stiamo pagando meno di un taxi. Con l'esperienza di fare tuk-tuk Bangkok in tuk-tuk. Sì, ma tieniti su voli di sotto. Esperienza che non vorrei ripetere, lo dico già. Esagerata. Siamo venuti a vedere da vicino la King Power, che è fighissima perché ha questa torre, ma sembra smangiucchiata. L'abbiamo sempre vista da lontano, magari dai rooftop, ma così da vicino fa davvero impressione perché è altissima, ha questi pezzi mancanti e quei tipo piani floating che fanno veramente paura. Soprattutto l'ultimo piano, che bello! Questa sera abbiamo scelto questo posticino per cenare. Jimmy, arreggi lampada, grazie. Guarda che effetti di pace. Ed è un ristorantino vegano e io sto per mangiare i miei 3 piatti, condividere ovviamente, i miei 3 piatti preferiti in assoluto, green curry soup, io la amo, è super spicy, l'ho assaggiata, è devastante, fried rice con il tofu e hummus con pita. Ma dove t'ho portata? Che meraviglia, grazie, che bello! Che idea! Dimmi che fa. Taling Chan! Buongiorno! Ma buongiorno! A Bangkok sono molto famosi i floating market, quindi questi mercati di frutta, verdura, carne, pesce, fiori. C'è ogni ben di Dio, ma la particolarità è che sono delle barchette lungo i fiumi. Nella parte vecchia ci sono tanti, è una canalizzazione pazzesca, perché se avete visto il video l'anno scorso vi raccontavo che è proprio dove si sono insediate le prime popolazioni, o comunque la prima popolazione di Bangkok. Immaginatevi Bangkok un po' come la nostra Venezia, però Venezia è mille volte più bella. Dai, non smettila. E quindi sono rimasti però questi floating market molto tipici, ce n'è uno gigante fuori Bangkok
però per raggiungerlo organizzano tutti i tour, è sempre un po' complicato, e voi sapete che a noi piace organizzarci il nostro tour, e quindi siamo venuti al Floating Market di Tulling Chan. Ora lo visitiamo e poi la nostra intenzione è quella di prendere una sorta di hop on hop off, quindi chiedere alle varie barchette che troveremo di portarci lungo il fiume al prossimo mercato fino a raggiungere poi il Water Room. Adoro! Bangkok è magica, ragazzi, è magia pura. Un po' delle crepe ripiene, tipo cracco, spostati. Ah, quella è scappata. Quella è andata un po' troppo. Jimmy, ci avremo sulla coscienza l'uomo. Dai, stiamo iniziando a contrattare per... Vai, no, barchetta man. No, ci stiamo cercando io. Uh-huh. Can go... From... Questo tour improvvisato è terminato, ragazzi, io non ci posso credere, ma è terminato praticamente accanto al piccolo porticciolo da cui siamo partiti l'anno scorso con Hidden Bangkok Tours. Quindi arrivati, siamo andati a cercare Hom per salutarlo, purtroppo non c'era, ma gli abbiamo mandato una nostra foto. E ora stiamo raggiungendo il Wataun, che non abbiamo mai visto da vicino, passando per i paesini. Questa è la parte vecchia di Bangkok ed è tutta così, parte più autentica, davvero, parte più vera, parte più anche antica, quindi qui è veramente stupendo. Yeah! Hello. Mi spezzano troppo. Happy New Year! Che amori! Vi faccio vedere una cosa meravigliosa. Praticamente qua fuori il Wataun è pieno di banchetti che affittano costumi tradizionali. Vi devo far vedere. Praticamente loro si vestono tutte con questi abiti tradizionali. Anche gli uomini prendono il fotografo e si fanno le foto con il Wataun dietro. Raga, sto volando altissimo, ma altissimo, che cosa meravigliosa. Dopo il Wataun abbiamo attraversato il fiume e abbiamo fatto un giretto lì in mezzo e poi abbiamo preso la metro, prima volta anche per la metro, e siamo arrivati al mercato Chak. Siamo arrivati al mercato che c'è solo nel weekend, quindi siamo super fortunati, almeno questa volta, chiamato Chak to Chak, più o meno. Ed è un mercato dove c'è tutto. Questa è una mini mappina, ci siamo fermati a prendere un cocco ovviamente, a rinfrescarci un po'. Questa è una mini mappa e ci sono vestiti vintage o usati, bisognerebbe capire. E poi c'è cose tipo... cose artistiche, tipo quadri, sculture, prodotti per la spa, incensi. Poi vediamo fiori, cose fatte a mano, cose fatte di legno, cose antiche, accessori, strumenti thai, libri, cose per la casa, ceramiche, c'è di tutto. Di tutto. Davvero, meraviglioso.
che noi ci finiamo sempre in camicia e vestito. L'anno scorso avevo anche la camicia. Che meraviglia, ragazzo. Mandai il piccante di traverso. Ah, impari. Ragazzi, qui ci danno dentro il piccante. Maremo una buonina. Se poi ce l'aggiungi pure. Beh, ma ci provo. Wow. Chiang Mai è un po' la patria della spiritualità, infatti è una cittadina, poi ci sono tutti i dintorni pieni di templi. Praticamente Chiang Mai, il centro, downtown, è un quadrato e ci sono già qui tantissimi templi. E poi da domani affitteremo uno scooter per andare a quelli un pochino più fuori, che magari sono un po' quelli più caratteristici, comunque più grandi. Hola! Possiamo iniziare questa Chiang Mai senza room tour? No, soprattutto perché questa stanza è meravigliosa! Badala! Guarda! Oh furbina, l'ho visto e tu ti sei messa tutta bellina! È no, bellissimo. Non è vero, neanch'io! Siamo entrati e abbiamo detto no, dobbiamo entrare nelle nostre vibes perché questa è totalmente ciò che siamo noi, il legno, colore. Che bella questa stanza, è veramente bellissima. Stupenda. Noi volevamo un letto così a cavette, cioè con la testiera, un letto in mezzo alla stanza. Vabbè. Meravigliosa. Che chicca abbiamo qua? Qual è la parte più importante? Dai, bagno, sali minerali, sali minerali, buona. L'hotel mette a disposizione delle bici, quindi ora siamo in uscita. Che meraviglia girare tutto in bici. Top. Sarà geniale, ora cerchiamo di capire quanto grandezza uomo sia Chiang Mai. Cerchiamo di non farci investire. Però, secondo me, con le bici tanta roba. Yeah. Una cosa interessantissima che è questa monk chat, praticamente i monaci che stanno studiando usano questo momento di 2-3 ore per fare pratica del loro inglese e lo fanno con i turisti, quindi è possibile sedersi al tavolo con loro e chiacchierare. Bellissimo, l'abbiamo appena fatto e ci ha raccontato un pochino della loro routine, della loro vita. E cos'è che ti hai chiesto tu? Beh, la domanda. Ah, sì, la domanda che ovviamente. L'ho fatta io, ovviamente. La Silvia, che gli si chiede? Boh. Però, no, io gli ho chiesto. Che cosa gli dà essere monaci? Spiritualmente, cosa gli trasmette essere monaci? E lui ci spiegava che praticamente è proprio il senso di detachment, il fatto di non possedere nulla, di non fare business, perché gli uomini, i monaci, non possono fare business, e proprio liberarsi e spogliarsi di tutti i possedimenti. E per noi è un po' difficile e complicato da concepire, ma è veramente effettivamente cioè quello che ci ha detto lui è che cosa dà libertà. Colazione qui in hotel non è a buffet, ma è tutto preparato e cucinato al momento nella cucina ed è una cosa meravigliosa. Jimmy sta già assaggiando il miso perché è un mix di American breakfast e thailandese, ti mettono sempre qualcosina di loro. E quindi guardate la frutta, qui c'è il frutto del drago, l'anguria e un meraviglioso mango. Location direi top in questa cascata super rilassante. Infatti abbiamo dormito tantissimo e benissimo. Solitamente sono quella che dice allora sveglia alle 7, pronti partenza, via. Oggi 8:30, non mi sarei mai più svegliata, stavo troppo bene, meraviglioso. Sto entrando nel mood finalmente. Oggi scooter day, stiamo noleggiando il nostro scooterazzo e siamo pronti a partire alla volta della campagna di Chiang Mai, nostra beast.
Ecco perché volevo la macchina fotografica a portata di mano. Qui al nord della Thailandia abbiamo deciso di alloggiare a Chiang Mai, però alcuni templi bellissimi sono verso Chiang Rai. Quindi oggi abbiamo preso siamo un po' royal oggi, un'auto con autista, circa 90 euro in due, quindi direi veramente low cost perché abbiamo l'autista praticamente per tutto il giorno e il viaggio è praticamente 3 ore ad andare, 3 ore a tornare. E ora siamo quasi arrivati alla Valle dei Templi, ma ci siamo fermati al Singa Park, che è questo parco meraviglioso dove si può veramente visitare una distesa di prati verdissimi e coloratissimi. Ma guardate che meraviglia questo dragone, cioè che bello, sto tipo passeggiando. No, dalla strada troppo è veramente bello vederlo. Sì, 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 questo è proprio all'ingresso del Singa Park. Noi però non visiteremo questo parco perché abbiamo una direzione, una missione e si chiamano Red Temple, Blue Temple e White Temple. Quindi raga, sarà un giro della Madonna tutto il giorno. Sarà anche bello tosto perché c'è un sole notevole. Sì. Sarà meraviglia. Tempio blu e dorato vendono questo gelato bellissimo che è coconut ice cream con una pallina di mango e sticky rice blu con gli arachidi. Pazzesco. Abbiamo trovato questo ristorantino, ragazzi, che è una chicca, fa la seppia al vapore con questo trito super super piccante di peperoni, aglio intero. È pieno di semi di peperoncino. Sì, sì, peperoncino e tutto. No. Delizioso. Io il mio solito fried rice adoro per la vita. Jimmy, questa che è pad thai con tofu e pollo. No, non è pad thai, è Mekong. Ok, un piatto tipico di qua. Sì. Ecco, questo magari no. Arrivate anche le verdure con il tofu, ragazzi, questo posto è oro. Fammi papire.
Chiang Mai è famosa per le sue piantagioni di caffè e la produzione, quindi oggi siamo venuti fuori Chiang Mai, altro giorno di esplorazioni e voglia di perdersi, e c'è questa zona a ovest di Chiang Mai, nord-ovest, che è piena di roastery. Non dovete cercare caffè perché sennò finite magari in bar e locali che vendono caffè, perché caffè in inglese è bar, ma dovete cercare proprio delle roastery, che sono dove ci sono le piantagioni. Se quanto mi piace dire roastery, e dove sono delle piantagioni dove fanno magari anche la produzione. Questi sono i come rendere i gusti del caffè, cioè quando è cereal nut allora c'è almond, eccetera. Wow, è super interessante. E qui abbiamo trovato uno super, perché c'è tutta la anche macinatura. Wow, c'è anche una coffee roast school. Sì, davvero, che meraviglia. Anzi, no, forse era solo quella del resort. No, erano tutte quelle. Mi prendono per pazza questi in macchina dietro. Un cecchetto, guarda come respira. Che arriva il grande annuncio. Il grande annuncio. Cioè, se non è una cartolina questa. Questo è tipo la definizione di paradiso. Wow.